Buongiorno, buongiorno con noi in questo giovedì 19 gennaio 2017 in diretta come ogni mattina dal lunedì al venerdì per commentare, per vedere insieme le principali notizie che arrivano dalla provincia di Lucca. Purtroppo la cronaca in primo piano in questa mattinata sui giornali e ieri sera nel nostro telegiornale. Però dobbiamo dire che questa mattina parleremo anche di buone notizie, grazie ai nostri ospiti. Vi presento in studio, questa mattina ci sono Marco Becchini, che è il direttore della cooperativa agricola sociale Calafata. Buongiorno Marco. Buongiorno. E buongiorno anche all'altro Marco, Marco Zigliak, che è responsabile del progetto Porto, che ormai è attivo, è stato attivato da Calafata nell'estate del 2015. Marco Zigliak, buongiorno Buongiorno, Marco. buongiorno a tutti. E allora parleremo di questo progetto importante portato avanti appunto dalla cooperativa sociale agricola Calafata. Noi in verità nei nostri telegiornali, anche in passato un po' ne abbiamo parlato della vostra attività, Marco, però questa mattina appunto vogliamo dargli un pochino più di spazio all'interno di Buongiorno con noi. Spieghiamo allora subito che cos'è Calafata, una cooperativa agricola sociale, una cooperativa nata quando? Nata nel 2011, formalmente, di fatto nel 2010. Innanzitutto grazie a voi dello spazio che ci avete dato e che ci date. Vi consideriamo amici. Sì, Assolutamente. sicuramente. E appunto, nata di fatto nel 2010, formalmente nel 2011. Nel 2010, quando l'attuale presidente, Lorenzo Citti, propose le sue proprietà, quindi un vigneto, la cantina e tutta l'attrezzatura di una storica fattoria delle colline lucchesi al proprio sacerdote della parrocchia di San Concordio di Moriano. E la parrocchia era molto piccola, quindi la parrocchia non aveva le forze per prendersi in carico niente del genere. Propose alla Caritas diocesana appunto la proposta e appunto la Caritas, nella persona della direttrice, la dottoressa Turri, e una decina di persone delle quali fortunatamente facevo parte, che gravitavano insomma un po' intorno al mondo della Caritas, del volontariato, decidemmo di provare a cogliere, diciamo, questa proposta e parallelamente cercando, no, di dare la possibilità a delle persone della piana, appunto della nostra zona, che avevano qualche difficoltà a trovare lavoro, appunto di un impiego in agricoltura. La scelta dell'agricoltura, queste sono un po' le due mission di Calafata, no? Quindi dare una, da questo poi anche il nome, no? Che poi vi spiegherò, dare una seconda possibilità alle persone, in questo caso, dare una seconda possibilità al territorio, in quanto intanto su questi terreni che vi dicevo e poi sugli altri che nel tempo dopo abbiamo acquisito, la scelta è stata quella di preferire, non sempre chiaramente, però preferire anche delle zone che altre aziende potevano rifiutare, in quanto più difficili da coltivare, che però fanno parte comunque del nostro territorio e quindi valeva la pena di riqualificare. Quindi agricoltura sociale innanzitutto perché coinvolgete delle persone che hanno delle difficoltà, no? E poi Sì, certo, sociale anche perché recuperate delle zone, come dire, un po' trascurate. proprio così, o a rischio di incuria, non ci piace dire così. Avete tanti prodotti, questa mattina ci avete portato, diciamo così, la cassetta tipo, quella che viene consegnata attraverso il progetto Porto, che è quello appunto che Marco Zigliak cura in prima persona. Per spiegarvi un pochettino come funziona questo progetto, c'è un video che avete preparato ormai qualche mese fa, che si trova anche su YouTube. Questa mattina lo vediamo insieme, così poi lo commentiamo insieme a Marco, così riuscite a capire che cos'è la cooperativa Calafata e in particolare questa consegna a domicilio delle verdure. Vediamo. Calafata è una giovane cooperativa agricola sociale che lavora terreni destinati all'incuria. Utilizza tecniche di coltivazione biologica e biodinamica, impiegando persone che hanno una vita complicata. Con questi terreni, con questi manidoppi, produce vino, olio e miele di qualità. Un anno fa nasceva Levato d'Orto, un progetto per la produzione di verdure in campi abbandonati vicino alla città di Lucca, cercando di dare un lavoro ad alcuni profughi della primavera araba. Quest'anno nasce Porto, un sistema integrato per la distribuzione e la vendita del levato d'orto.
I ragazzi che lavorano con noi amano la terra e hanno scelto di imparare a coltivarla. Ordina la tua cassetta sul sito di Porto. Te la portiamo a casa noi. Quindi nasce nel 2011 la cooperativa Calafata e poi dalla fine dell'estate 2015 nasce questo servizio. Quindi quello che coltivate, in particolare però qui parliamo di ortaggi, di verdura, lo consegnate a domicilio, è così Marco? Esatto, è così. Porto è un servizio di consegna a domicilio di ortaggi biologici freschi appena raccolti. Uh-huh. Consegniamo 3 volte alla settimana, una volta il martedì a Viareggio, il mercoledì nella Versilia, quindi nei comuni di Massarosa, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, e venerdì a Lucca e a Capannori, a Lucca anche nel centro città. Le nostre cassette sono appunto, come dicevo, esclusivamente di ortaggi biologici stagionali, un mix di verdure stagionali appena raccolte, corriamo la mattina e consegniamo il pomeriggio. Questa mattina ci avete portato quindi una cassetta di verdura stagionale, che cosa c'è dentro Marco? Esatto, ci abbiamo della bieta, del radicchio, carote, cardo, ogobbo, cavolfiore e finocchi, tutti i prodotti stagionali, tutti i prodotti che sono stati coltivati sui nostri terreni dalla nostra cooperativa con la nostra manodopera, ecco. Senti, poi entriamo magari più nello specifico nel proseguo della trasmissione. Il freddo di questi giorni sta causando qualche problema? Ha causato qualche problema, ma tutto sommato poi gli ortaggi si sanno difendere e rispondono. Perché sono ortaggi di stagione, esatto. Abituati certo. E proprio sono stati evoluzionariamente abituati per sopportare il freddo. Senti Marco, poi mi riferisco a Marco Becchini, poi entrerà in studio anche Luca Angeli, poi te tornerai alla fine della trasmissione per parlare anche dei progetti futuri. Diciamo così che il progetto Porto è stata un'evoluzione di Calafata perché vi ha permesso, al di là dei mercati settimanali, al di là delle altre possibilità di vendere le vostre cose, perché poi chiaramente dovete avere degli incassi per portare avanti l'attività della cooperativa. Ecco, questo è stato un progetto che vi ha fatto fare un passo avanti, farvi conoscere, fatti conoscere, insomma. Ma sì, perché poi di fatto con questo progetto andiamo direttamente a casa delle persone, no? Quindi è vero che consegniamo la verdura, però col servizio Porto consegniamo anche gli altri prodotti che abbiamo fin dall'inizio, quindi olio, vino, miele. E quindi sì, è stato veramente una scelta, io credo, azzeccata, insomma, sì, effettivamente siamo molto contenti. Senti, in questo video, che è almeno di un paio di anni fa, io credo. Sì, due anni fa. Sì, esatto. Si parlava di persone, di migranti che arrivavano, fuggivano, no, dai paesi della primavera araba e cercavano. Negli ultimi anni, chiaramente, i richiedenti asilo sono aumentati notevolmente sul nostro territorio. L'accoglienza in provincia di Lucca è comunque un dato positivo perché siamo uno dei territori in cui si accoglie di più e in maniera migliore rispetto anche ad altre realtà, nonostante polemiche che alcuni sindaci fanno. Voi date una mano importante perché in 18 persone, no, che fanno parte della cooperativa, quanti sono? 9 persone sono migranti. Sono migranti. Sì. E come vengono inserite? Allora, noi diamo una mano a loro e loro danno una mano a noi, in questo senso, ti spiego. È stata anche una scoperta, non chiaramente in tutti, però nella maggior parte di loro, provenendo da zone di campagna, la maggior parte di loro aveva già fatto l'agricoltore a casa propria, quindi magari non di cavolfiori o finocchetti, perché la maggior parte di loro provengono dall'Africa subsahariana, però è stato facile convertire la manodopera che già avevano addosso nelle nostre coltivazioni, quindi veramente non è un aspetto che non ci aspettavamo quando abbiamo cominciato a lavorare con loro. Noi dall'inizio del progetto abbiamo deciso di lavorare in generale tramite i servizi comune, ASL e appunto UEPE, e con le categorie svantaggiate un pochino più classiche, no? Quindi appunto le dipendenze, la salute mentale, il carcere, no? Le pene alternative. Poi a un certo punto, quando è cominciata l'emergenza migranti, abbiamo cominciato come in generale facciamo, rispondere a questa necessità del territorio,
accogliere qualcuno di loro, in particolare una dei nostri soci è la cooperativa Odissea, che lavora sul territorio per accoglierli, no? Quindi abbiamo fatto questa prima prova, no? Accogliendone un paio in stage, e poi dopo la cosa si è evoluta, visto che ci siamo ben trovati, diciamo, in generale con questi ragazzi, e poi visto che l'emergenza aumentava. Sì. La nostra situazione era comunque di evoluzione, e quindi c'è stato posto per diversi di loro. Stabilmente ce ne sono 9, stagionalmente ne girano più di una ventina, con la vendemmia, raccolta delle olive, no? Sono attività che nell'anno ci sono e che ci permettono, diciamo, di accoglierne di più. Ma quelli stabili, quindi questi 9, rimangono solamente per un certo periodo? No, no, fissi tutto l'anno. Ah. Sì, sì. Noi facciamo anche giardinaggio, quindi è un buon settore dove inserirli, diversi di loro, tramite corsi organizzati dalla provincia, dalla regione, dal comune, sia di Lucca che di Capanno, hanno ricevuto una formazione, almeno 3 di loro, dei corsi professionalizzanti di giardinaggio, quindi manutenzione del verde. Noi ne facciamo diverse, sia per il pubblico che per il privato, e diciamo sono state persone già formate che ci sono arrivate prima in stage e poi le abbiamo inserite. Te prima parlavi della cooperativa Odissea, questo è un video che racconta del progetto L'Orto di Noè. Fra l'altro questo ragazzo arriva dalla Nigeria, potete vederlo anche su YouTube, sulla pagina di Calafata, insomma, racconta la sua storia. È fuggito, ha rischiato la vita, insomma, per venire in Italia. È inutile poi stare a dire le persone che fuggono dalla miseria, ma fuggono dalla miseria, fuggono dalla guerra e cercano di ottenere qualcosa di più. Allora direi di fermarci per una breve pausa, poi ripartiremo. Abbiamo parlato poco delle notizie purtroppo brutte questa mattina sui giornali, però volevamo dare spazio subito alla cooperativa Calafata, quindi le buone notizie finalmente in primo piano, anche in televisione, anche sulla nostra emittente. E quindi una breve pausa e poi torniamo, cominceremo un po' di lettura dei giornali, fra poco. Di nuovo insieme la seconda parte di Buongiorno con noi in questo giovedì 19 gennaio 2017. Cambio in studio, è uscito Marco Becchini, ci ha raggiunto Luca Angeli, che è responsabile della distribuzione per il progetto Porto della cooperativa agricola sociale Calafata. Luca fisicamente è quello che consegna le cassette o le buste quando appunto c'è una persona, una famiglia che ordina della verdura. Ne parleremo fra poco. Luca, prima vorrei dare spazio ai quotidiani, alle notizie principali di questa mattina. Come vi dicevo, purtroppo in primo piano la cronaca, la tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri nel foro di San Giuliano. Questa è La Nazione, schianto fatale, il titolo: scontro nella galleria di San Giuliano, muore titolare di un'autofficina. E poi rapina in villa, scacco alla banda, furti e colpi in città e provincia, scatta il maxi blitz dei carabinieri, 8 persone nei guai. Il Tirreno che apre con questa operazione Tramonto, il nome dato dai carabinieri a questa operazione: anziana legata e imbavagliata, banditi catturati, sgominata una banda ritenuta responsabile di una serie di colpi tra Lucca, Pistoia e Firenze. L'anziana legata e rapinata era stata la signora Isola Mazzoni, che nel 2016, appunto lo scorso anno, fu legata e imbavagliata dai malviventi che la rapinarono nella sua villetta di Camigliano. Vediamo anche la prima pagina del Tirreno di Viareggio: 14 anni per l'omicida della passeggiata, uccise il rivale dopo uno sgarbo, ma il giudice ha escluso che sia stato un gesto premeditato. Ieri dunque la condanna in primo grado, la procura aveva chiesto 16 anni, la difesa dice: siamo soddisfatti, valuteremo se fare appello. Alla vedova come risarcimento 75.000 euro. Quindi vedete, come dicevo, tante notizie di cronaca in primo piano. All'interno della Nazione c'è spazio anche per la politica, così come abbiamo fatto noi ieri sera proponendovelo nel nostro telegiornale. C'è un'intervista con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dopo che il PD ha deciso di convergere sul suo nome in maniera unitaria senza passare dalle primarie per le prossime elezioni comunali. Ora va ricostruita la coesione e c'è da pensare al programma. Intervista Tambellini: lo scontro nel partito non ho
stravinto con Baccelli, ci siamo confrontati, ci si può rispettare pur se nelle diversità. Questo in sintesi ciò che emerge dall'intervista realizzata da Fabrizio Vincenti. E poi all'interno i dettagli dell'operazione dei carabinieri che hanno sgominato questa banda di malviventi, rapine e furti, blitz dei carabinieri all'alba, scattano gli arresti, 10 persone coinvolte, 6 arrestate, anzi in verità 2 sono tuttora ricercate, poi altre 2 agli arresti domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora. Vediamo un'altra notizia, e questa è davvero una situazione che abbiamo anche noi denunciato più volte, ma non ci sono purtroppo delle novità positive. Le condizioni in cui versa il palazzetto dello sport di Lucca: il palasport è ancora a pezzi, titola La Nazione, e 3 palestre restano inagibili. Nel frattempo la piscina, chiusa dal 2015, va sempre ultimata. C'è una sorta di reportage firmato da Laura Sartini all'interno del Palatagliate, dove, lo vedete, si evidenziano tutti i problemi strutturali di questa struttura, la più importante della nostra città. E poi l'incidente avvenuto ieri nel foro di San Giuliano, scontro fatale dentro la galleria, muore titolare di un'autofficina del Dotto, aveva 72 anni e risiedeva a San Lorenzo a Vaccoli. Vediamo a questo proposito il servizio realizzato ieri da Egidio Conca e Gianni Maestripieri. Tragico schianto al foro di San Giuliano. Il titolare di un'autofficina, Celso Del Dotto, 72 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato all'interno della galleria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra il Fiorino sul quale viaggiava Del Dotto e una Volkswagen Golf. Un impatto violentissimo. L'abitacolo del Fiorino si è letteralmente accartocciato su se stesso, non lasciando scampo al conducente. Sul posto sono giunti la Polizia Municipale di Lucca e i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo dello sfortunato automobilista, mentre il conducente dell'altra auto è stato portato all'ospedale di Cisanello. Del Dotto era titolare dell'omonima officina a San Lorenzo a Vaccoli ed era molto conosciuto. Per consentire le operazioni di recupero del suo corpo, il foro di San Giuliano è stato chiuso al traffico per diverse ore. La Polizia Municipale ha selezionato il traffico a guamo. Nonostante questo, si sono comunque formate lunghe code alla periferia sud della città. E sempre sulla Nazione, a pagina 17, a Bagni di Lucca, ricorderete questa vicenda, spari nell'Oliveto, Barzi è a casa, la moglie, non dimenticateci, il ritorno a Vitiana dopo 15 mesi dal terribile episodio. Vi leggo le prime righe dell'articolo firmato da Marco Nicoli. Gianfranco Barzi da 2 giorni ha fatto ritorno nella sua casa di Vitiana dal 7 novembre 2015, quando fu gravemente ferito da un colpo di fucile sparato da distanza ravvicinata da un cacciatore al termine di una banale discussione. La conseguenza della scarica di palline ricevute nel collo gli procurò la lesione completa del midollo spinale con la paralisi totale degli arti, rendendolo tetraplegico. Il responsabile di quell'atto, Marco Zappelli di Ghivizzano, è stato di recente condannato in primo grado dal Tribunale di Lucca a 12 anni di carcere. Da quel tragico pomeriggio del novembre 2015 Gianfranco non ha fatto più ritorno a casa. È ritornato da 2 giorni e la moglie appunto dice: non dimenticateci, non lasciateci soli, perché insomma chiaramente la famiglia e Gianfranco in primo piano ha bisogno di grande sostegno per questo episodio che insomma è davvero tragico. Parliamo del Summer Festival, a pagina 6 del Tirreno di Lucca. Rock sulle mura a giorni l'intesa, venerdì l'incontro per ottenere la concessione. Intanto sono già stati venduti 18.000 biglietti, 6.000 per i Green Day, ma l'obiettivo, appunto, come scrive il Tirreno e anche la Nazione questa mattina, ne abbiamo parlato anche noi, la discussione è quella di portare alcuni concerti proprio sugli spalti delle mura, nella zona del Balilla, perché lì, rispetto a Piazza Napoleone, potrebbero esserci più spettatori, quindi insomma dare far passo in avanti alla manifestazione. Un'altra notizia, poi ritorno ai miei ospiti, una notizia che riguarda
il polo tecnologico, fra l'altro dove ha sede anche Noi TV, al via la costruzione del parco urbano dell'innovazione. L'operazione costa 16 milioni, dovrebbe finire entro il 2018. L'area attuale sarà trasformata in uno spazio ultramoderno. Quindi nell'area intorno al polo tecnologico lucchese, a Sorbano del Giudice, verrà realizzato anche un parco aperto a tutti, un parco nel verde che insomma permetterà di vivere questo spazio della città in maniera decisamente diversa, a pochi passi dal centro storico. Allora, torniamo ai miei ospiti, a Luca Angeli e Marco Ziliak. Luca Angeli, come dicevo, è il responsabile della distribuzione, quindi tu fisicamente, Luca, c'è una persona, una famiglia che ordina via internet o via telefono una cassetta, esatto, o anche una busta, no? Sì, di ortaggi di stagione, e tu gliele consegni. Sì, io sono la persona che entra nelle case delle persone e consegna la verdura. Diciamolo subito, questo servizio di porto è gratuito, cioè nel senso, esatto, la persona che ordina la verdura paga solamente il prodotto. La consegna è totalmente gratuita e paga a peso la nostra verdura. Senti, dalla fine estate 2015 ad oggi, com'è andato il servizio porto? Possiamo dare dei numeri, possiamo far capire alle persone come sta andando? È sempre andato in aumento e abbiamo riscontrato un aumento ulteriore da questa primavera, dalla primavera del 2016 è sempre stato in aumento sia sulla Piana Lucchese che in Versilia. E ultimamente stiamo riscontrando dei numeri anche nella parte invernale, che rispetto all'anno scorso invece c'era stato un calo. Quindi sì, il porto sta andando bene. Ora in questo momento copriamo settimanalmente dalle 80 alle 100 famiglie. Dipende da settimana a settimana, abbiamo sempre i nostri clienti fissi, però di settimana in settimana abbiamo sempre nuovi clienti o vecchi che ritornano da noi. La famiglia tipo che ordina una cassetta di verdura, Marco? Cioè, noi non abbiamo una famiglia tipo, dal single alla famiglia numerosa o addirittura anche a più famiglie che magari ordinano una cassetta grande che poi se la dividono. Non abbiamo un target generalizzato di famiglia. E poi da due mesi a questa parte abbiamo anche attivato il servizio porto aziendale, che facciamo il giovedì, consegniamo all'interno di una grande azienda di Alto Pascio. E quindi loro hanno un piccolo spazio interno e noi gli portiamo le nostre cassette. Ah, ecco. Che loro porteranno poi a casa e consumeranno. Ecco, la cosa che mi colpisce molto particolare, io poi non so cucinare, quindi insomma forse anche per questo, è che in pratica voi portate la cassetta o la busta, sì, no? Ci sono, come dire, uno può ordinare vari tagli, diciamo così, di verdura, portate quello che avete nell'orto. Esatto. Giusto? Quindi uno non è che può scegliere, può dire voglio questo, voglio quest'altro. No. Glielo portate voi, quello che è fresco ed è pronto. Esatto, il servizio, cioè la caratterizzazione di porto è quella che è un mix di verdure stagionali. Questo un po' anche per rieducare alla stagionalità, che un po' con la grande distribuzione si è perso, perché si trova sempre tutto l'anno. Invece noi, appunto, coltivando in Versilia, a Capezzano, abbiamo solo prodotti di stagione e consegniamo solo quelli. Abbiamo tre tipologie di cassette a seconda del fabbisogno familiare, 4, 6, 8 kg a seconda della grandezza e dell'esigenza di una famiglia. Senti, qui che cosa abbiamo? Abbiamo bieta, radicchio, carote, cardo, cavolo cappuccio e cavolfiore. Di solito variamo su 5-6 tipologie di specie diverse per aumentare un po' il paniere. Ecco. Questa qui è grande, quindi una... Questa no, è una cassetta media da 6 kg. Media? 6 kg. Va bene per un fabbisogno di 3 o 4 persone. 3-4 persone per una settimana? Esatto, per una settimana. E poi la settimana dopo, se vogliono, ci riordinano. E solitamente avviene così. Molti clienti si fidelizzano, hanno un abbonamento Infatti. E tutto l'anno ordinano da noi. Fra l'altro, al di là del sito ufficiale, quello di Calafata, poi c'è proprio un sito internet dedicato, esatto, al progetto Porto, molto intuitivo, vedete in primo piano c'è proprio, no,
una cassetta standard dei vostri prodotti, e qui insomma viene spiegato come ordinare, come funziona, e quindi qui potete prendere tutte le informazioni, e ci sono anche tutti i prodotti, no? Al di là della cassetta, certo. o della busta. Consegniamo anche olio, vino e miele, sempre prodotto dalla cooperativa. E poi la cosa che abbiamo voluto che ci caratterizzasse è questo fatto del un tweet moderno, cioè la campagna ma moderna. Mm-hmm. Abbiamo tutta una linea di marketing che ci seguono anche i ragazzi del Polo Tecnologico, abbiamo il furgone personalizzato e la cassetta personalizzata, come vedete il nostro sito internet è caratterizzato. Sì. Bello, sì, è proprio anche dal vostro... Certo, con i nostri colori. Vostro simbolo, sì. E, anche qui sottolineate fra l'altro come... diciamo così, sia una cooperativa agricola sociale, come ci sia la sostenibilità, certo, ambientale, perché lo dicevamo prima con Marco Becchini, i terreni, alcuni terreni, esatto, che coltivate sono stati anche proprio recuperati. Esatto, il recupero del terreno tramite il recupero della persona, ovvero rimettiamo a produzione terreni che erano marginali, erano abbandonati, e tramite i ragazzi che reinseriamo con appunto percorsi di inserimento lavorativo, cerchiamo di riportare la bellezza nelle campagne, che è quello che un po' sta mancando. Luca, ce la fai a consegnare tutte le cassette, oppure c'è qualche giorno insomma che sei in difficoltà? Ci sono stati dei giorni che sono stati critici, però sono sempre riuscito a consegnare tutte le cassette. Però questo insomma fa piacere, sì, no? Fa piacere, molto piacere. Un'altra cosa che mi ha colpito è che la consegna, se siete interessati mettetelo in conto, arriva il pomeriggio, ma c'è un motivo. Esatto. Perché consegnate il pomeriggio? Consegniamo il pomeriggio perché raccogliamo tutti i prodotti la mattina. Ok. Entro l'una si preparano tutte le cassette e io parto per Lucca, almeno il venerdì. Mm-hmm. Gli altri giorni sulla Versilia e Viareggio. Ok, quindi insomma è proprio la filiera chilometri zero e in tempo minimo. Cortissima e rapida. Quindi insomma non sono prodotti che vengono messi in frigorifero, poi quando arrivano a casa vostra ne fate quello che vi pare, ecco, però insomma solamente verdura, non frutta, vero? Al momento solo verdura, ma insomma vorremmo anche introdurre la frutta per aumentare appunto la possibilità di scelta all'interno della cassetta. Perché insomma anche questo è un tema, esatto, sentito credo dalle famiglie, no? Certo, avere certo. C'è richiesta, sì. Una frutta. Noi abbiamo piccoli frutti, come le fragole, mm-hmm, all'interno della cassetta nel periodo estivo, che le fragole fruttificano, noi li inseriamo. Ah, ce le mettete, esatto, nella cassetta. Esatto. Okay. Allora, pubblicità, una breve pausa e poi torniamo ancora insieme alla terza parte di Buongiorno con noi. Di nuovo insieme la terza parte di Buongiorno con noi. Questa mattina stiamo parlando dell'attività della cooperativa agricola sociale Calafata. In studio Marco Ziliak, responsabile del progetto Porto, e Luca Angeli, responsabile della distribuzione proprio degli ortaggi che dai campi di Calafata arrivano nelle famiglie. Questa mattina facciamo, come dire, pubblicità all'attività di Calafata, ma è pubblicità progresso, come si suol dire, perché la cooperativa è una cooperativa agricola sociale, che quindi insomma lo spiegavamo all'inizio della trasmissione, dal lavoro e svolge attività proprio con delle persone che arrivano da contesti particolari. Marco, quando avete cominciato il progetto, sì, Porto, pensavate poi di ottenere un successo di questo genere? No, è stata una sorpresa che man mano abbiamo riscoperto andando avanti. Ma secondo voi perché ha avuto poi questo grande risultato? Perché rispetto agli altri mercati, il nostro gli ortaggi hanno una qualità maggiore e soprattutto hanno una durata maggiore, perché appunto noi dalla raccolta alla consegna passano poche ore, quindi all'interno magari del frigorifero della famiglia il nostro prodotto dura maggiormente rispetto agli altri tipi di mercati, che magari i prodotti vengono da chilometri di distanza, mm-hmm, e c'hanno tutto il percorso per arrivare sul banco del mercato. A questo proposito abbiamo una domanda di un telespettatore: se volete altre domande, altre informazioni, potete scriverci un SMS o un messaggio WhatsApp, e ci chiede: dove coltivate la verdura? In quale zona di Lucca avete i campi? Distribuite le cassette in tutta la provincia di Lucca? Grazie per la risposta. Allora, partiamo da dove coltivate la verdura, perché a inizio, esatto, trasmissione Marco Becchini ci parlava del Murianese, no? No,
scusami, del... Noi abbiamo i terreni a Capezzano Piana, nel comune di Camaiore. Da quest'anno, siccome siamo partiti con un ettaro e l'anno scorso ne avevamo acquisiti 3, da quest'anno ne abbiamo 10, ci siamo spostati anche sul comune di Massarosa. Quindi i campi sono tutti in Versilia? Esatto, perché sì, sono stato l'ideatore di Porto e quindi io abitavo in Versilia, poi è subentrato Luca, certo. Tutti e due abitiamo dall'altra parte del monte e quindi era più vicino a casa. Ecco. E la cooperativa si è spostata anche nella zona della Versilia. Ok. E qui poi ci chiede appunto quale zona di Lucca avete campi, quindi Lucca attualmente non avete niente. Non abbiamo campi, anzi se ben vengano altri campi perché appunto siamo altre proposte perché siamo sempre in cerca. Ok, allora e poi parliamo proprio della distribuzione, no? Di questo progetto in particolare di sì. Porto. In tutta la provincia di Lucca non proprio, vero? Non proprio. No, poi... non tutta. Dai, spiegaci. Allora, noi in questo momento copriamo tutta Lucca, la piana lucchese, il comune di Capannori, arriviamo fino a Marlia e Sant'Andrea di Compito, è abbastanza ampio come... E poi facciamo la Versilia e copriamo Torre del Lago, Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Forte dei Marmi e Massarosa. In questo momento sono queste le nostre zone che riusciamo a coprire. Ok, allora per tutti i dettagli, se volete altre informazioni, potete andare sul sito internet portocalafata.it, quindi ve lo ripeto, portocalafata.it, oppure su Google mettete Calafata, insomma vi arriva il risultato. Ora, qui c'è anche un numero di telefono, perché se uno non è esperto di internet può chiamare e può chiedere informazioni. E vi risponderà Luca. Ci risponderà Luca, questo è il numero è 344, giusto? Esatto. 21 75 587, quindi giusto. Ve lo ripeto, 344 21 75 587, perché come ci spiegava appunto Luca, alcuni giorni si consegna nella piana, alcuni giorni si consegna in Versilia, perché essendo proprio una consegna proprio a chilometro zero, certo. Dal mattino al pomeriggio hanno diviso la settimana in zone, no? È normale, sì. Poi insomma, visto che la verdura dura una settimana. Per un discorso di gestione degli ordini abbiamo dovuto suddividere settimanalmente le zone così. Ok, ma quando non ce la farete più perché avete tante richieste, a Luca si aggiungerà qualcun altro, sì, Marco? Sì, certo, senza dubbio. È un po' fa tutto Luca. Non ce la faccio a far tutto. È il vostro sogno, sì, direi? Sì, che sì, la cosa... Sì. Ma per ora, insomma, tutte le prospettive si sono realizzate, ecco. Non credevamo. Porta in crescita. Poi tu mi hai chiesto prima della sorpresa, una sorpresa positiva che abbiamo avuto è che molti ristoratori di Lucca ci stanno chiamando perché hanno scelto le nostre verdure. Questo è indicativo proprio perché anche la storia che porta Calafata e Porto, una storia sociale appunto di riscatto, molti ristoratori hanno questa sensibilità e ci hanno scelto. 18 persone che lavorano nella cooperativa, 8 in particolare per Porto. Esatto. Mi spieghi questa distinzione? 8 per Porto perché il lavoro dell'orticoltura è un lavoro giornaliero, a differenza magari della vigna che hanno dei picchi di richiesta di manodopera, noi quotidianamente lavoriamo. Lavoriamo la terra, raccogliamo perché dobbiamo fare appunto 3 consegne la settimana con Porto, poi abbiamo i 2 mercati, uno il sabato mattina a Lucca del Foro Boario e uno il martedì mattina a Viareggio, in via Fratti, e poi serviamo anche il gas della Versilia, il gruppo acquisto solidale della Versilia. Quindi ogni giorno dobbiamo raccogliere, ogni giorno serve appunto, necessita di manodopera. Ditemi una cosa, poi magari la domanda la faccio anche a Marco Becchini. Sì. La risposta anche delle istituzioni, perché chiaramente il progetto che portate avanti è legato alla Caritas, certo. No? Le altre istituzioni, i comuni, le associazioni eccetera, vi danno una mano? Ci danno una mano e ci hanno osservato con curiosità, ecco, si sono avvicinati perché appunto si dà una risposta all'emergenza anche lavorativa. Si crea lavoro all'interno della campagna, le campagne che sempre più vengono abbandonate perché in agricoltura non c'è ricambio generazionale e quindi i terreni sono destinati all'incuria. Magari i figli fanno un altro tipo di lavoro, mentre i padri erano agricoltori che andando in pensione lasciano la terra. Allora, mi è venuto in mente, poi ci metteremo d'accordo a fine trasmissione, al di là di parlarne oggi, abbiamo fatto vedere dei video che avete pubblicato su internet, un giorno ci organizziamo, veniamo con le nostre telecamere, certo.
proprio in cooperativa sui vostri terreni versiliesi, le mostreremo nelle nostre trasmissioni perché appunto dobbiamo ancora parlarne. Vediamo un attimo, è arrivato un messaggio proprio in tempo reale. Giustamente, quanto costa mediamente una cassetta di verdura? Allora, sarebbe bello se potreste ampliare la coltivazione della frutta. Infatti ci scrive questo telespettatore. Le persone ci richiedono appunto anche frutta, ma per il momento non ne abbiamo. Ok, quindi insomma state lavorando a questo progetto. Possiamo dare un'idea dei costi? Allora, i costi, una cassetta piccola, singola, cioè una consegna singola, costa 11 euro. 16,50 la media, che sono 6 kg, e 22 euro quella da 8. Allora, questa qua che avete portato in studio? 16,50. Consegna totalmente gratuita. Esatto. Ora, io sono appunto, dicevo, ignorante. È un prezzo onesto? Prezzo onesto, appunto, la gente si avvicina appunto per quello, cioè è un prezzo competitivo, indubbiamente competitivo, un'ottima qualità del prodotto, biologica, il prodotto sai da dove arriva, con una volta sociale anche dietro. Quindi perché 6 kg che possono servire una settimana per 3-4 persone, esatto, una famiglia di 3-4 persone. 16 euro è un prezzo ottimo. Certo. Tutti i giorni si può mangiare? Sì. Okay. Se avete altre domande scriveteci e siamo qua, sono qua i miei ospiti per rispondere. Prima volevo andare un attimo sulle notizie anche che arrivano dal Tirreno, dalla Versilia, aspettando Carnevale, insomma ormai manca pochissimo, ne parleremo in maniera più ampia, però vi ricordo anche quest'anno Noi TV e Rete Versilia seguiranno con le telecronache in diretta i corsi mascherati, al di là di tutte le trasmissioni di avvicinamento che vedete nel nostro palinsesto in queste settimane. Aspettando Carnevale, sicurezza ok del prefetto al piano anti-attentati, blocchi di cemento agli ingressi del circuito per scongiurare il rischio tir. Purtroppo quegli episodi che abbiamo visto a Nizza e poi recentemente di nuovo in altre zone della nostra Europa. E poi c'è spavento o piace, il diavolo divide, l'addobbo dei bonetti di fronte alla stazione fa discutere, i contro mettete paura ai bambini, i pro ma che è bellissimo. C'è anche questa polemica, un po' fa sorridere, un po' fa riflettere, insomma, ma a Viareggio c'è anche questo. Ringraziamo i colleghi del Tirreno che danno spazio anche al proprio a Rete Versilia con il corsi mascherati in televisione, 18° anno consecutivo per le telecamere di Rete Versilia. Pensate, il nostro Massimo Mazzolini quest'anno festeggia 41 anni di telecronache con Burlamacco, Carnevale, che potrete vedere quindi su Noi TV e Rete Versilia. E poi andando all'interno si parla del comune di Viareggio, del Ghingaro, la materna del Chiaro non sarà chiusa, il sindaco rassicura il comitato per il diritto allo studio, gli scuolabus invece non potranno ripartire causa di sesto. Nei giorni scorsi sui giornali aveva trovato ampio spazio questa ipotesi, questo rischio di chiusura del Chiaro, ma il sindaco appunto rassicura, non ci saranno assolutamente delle chiusure. L'ex sindaco di Livorno in pole per la guida della sanità versiliese, Cosimi, si fa il mio nome, decideranno ASL e sindaci, gestirebbe i fondi e il rapporto tra ospedali e distretti. Medico, oncologo, per 10 anni primo cittadino labronico, ma c'è anche chi non gradisce l'arrivo di un esterno. E poi l'omaggio di Renato Zero, ciao Beppino, ti devo tanto. Il cantante, prima di chiudere il concerto a Livorno, ha dedicato una canzone al ristoratore versiliese a cui è stato legato da una grande e lunga amicizia. Quindi insomma c'è anche questa cosa molto particolare. E poi c'è una notizia, una intervista con Gianna Bigazzi, il mio Giancarlo vittima della meningite. 5 anni fa la morte del compositore, appunto, visto che in questo periodo ormai da tanto tempo si parla di allarme meningite, spiega Gianna Bigazzi come il marito sia stato vittima della meningite, gli abbia causato, gli abbia lasciato, diciamo così, tanti problemi fino addirittura alla morte il 19 gennaio del 2012, e oggi appunto è il quinto anniversario della scomparsa di questo grande compositore.
italiano. Allora, poi nell'ultima parte tornerà in studio Marco Becchini e credo che si alternerà con Marco Ziglia o Luca. Allora, non abbiamo ancora deciso, durante la pubblicità lo decideremo. L'ultima domanda allora per Marco, qualche evoluzione di Porto al di là della frutta è prevista? L'estensione dei giorni di consegna? Se c'è richiesta, indubbiamente l'estensione dei giorni di consegna potrebbe essere un'ipotesi. Avevamo pensato al sabato mattina su Lucca, ma ancora è da vagliare l'ipotesi. Perché soprattutto con l'arrivo della stagione sicuramente gli ordini saranno incrementati, ecco. Ok. E senti, per quanto riguarda la coltivazione, prima ci dicevi che il freddo di questi giorni non ha causato grossi problemi, perché appunto la verdura che portate avanti, che coltivate, è di stagione. Certo. È fatta dalla natura proprio per resistere al freddo. Certo, sì, non ha dato particolarmente problemi, ecco. Ok, quindi non avete avuto danni, nessuna coltivazione? No, certo no, i danni no. Ok. Facendo appunto solo culture stagionali sopperiamo a questo pericolo, ecco. Bene, allora una breve pausa e poi torniamo insieme all'ultima parte di Buongiorno con noi. Ultima parte di Buongiorno con noi, questa mattina al centro della trasmissione, al di là delle notizie che arrivano dalla provincia di Lucca, il progetto della cooperativa agricola sociale Calafata. È ritornato in studio Marco Becchini, che è il direttore della cooperativa, insieme a Luca Angeli, responsabile della distribuzione per quanto riguarda il progetto Porto, il progetto che appunto porta la verdura, gli ortaggi di stagione direttamente nelle case dei lucchesi, della Piana di Lucca e della Versilia. Con una semplice telefonata oppure tramite internet arrivano i prodotti. Questa mattina, lo dicevo, facciamo pubblicità al progetto Calafata, ma è una pubblicità sociale, perché appunto tutto questo serve per portare avanti i progetti di Calafata. Lo spieghiamo, Marco, come reinvestite i soldi che arrivano dal progetto Porto, dai mercatini, eccetera, eccetera? Certo. Allora, intanto noi, lo dico per chiarezza, siamo cooperativa sociale Onlus, quindi organizzazione non lucrativa. Nessuno di noi ha un guadagno particolare, a meno che chiaramente i dipendenti che percepiscono il minimo stipendio. No? Quindi addirittura possiamo ricevere il 5 per 1000, addirittura possiamo ricevere donazioni che sono anche appunto uno sgravio fiscale, quindi siamo al pari delle associazioni che ci sono anche sulla pianta. Siete una Onlus. Quindi siamo una Onlus vera e propria. No? E quindi quando avanza qualche soldino, che ci fate? Reinvestiamo, avete capito appunto dalla parte precedente che siamo in evoluzione, quindi da 4 ettari passiamo a 10, parlo della verdura, ci sarà bisogno di attrezzature, ci sarà bisogno di mille cose. Mm-hmm. Negli anni passati, negli altri settori c'è stata la stessa evoluzione e la stessa evoluzione io mi auguro che ci sia nel vino che nell'olio, insomma nel miele. Gli altri settori secondo me ancora hanno bisogno di terreni, quindi anche i vigneti, insomma alla fine c'è sempre bisogno di investimenti, il tempo passa, le attrezzature invecchiano, quindi assolutamente. Come sempre. No? Basta pensare a come si produce il vino, no? Non è che c'è il vigneto e poi arriva il vino, no, c'è tutta una procedura da raccogliere, ecco, ci sono le botti, ci sono poi, tante cose. Con la dimensione che cambiano le attrezzature, ci vogliono materiali appunto di una dimensione diversa e quindi certo. Tutto di conseguenza. Insomma, la cosa particolare appunto agricoltura sociale, il progetto è nato in generale, no, per accogliere persone, lo leggiamo anche sul vostro sito, che arrivano da percorsi di svantaggio e marginalità, e da quanto ho capito, correggimi se sbaglio, avete cominciato con i richiedenti asilo, con i profughi, le persone che arrivavano appunto dall'Africa del Nord. Però so che il progetto vuole coinvolgere sempre di più anche altri target di persone svantaggiate, definiamole così. Allora, in realtà ti devo correggere, perché noi abbiamo cominciato con le altre marginalità, dipendenze, salute mentale e pene alternative alla detenzione.
Poi dopo, sì, con quelle. Poi subito dopo ci siamo aperti invece ai migranti, richiedenti asilo politico. Sì, sì. Però in generale dico che l'obiettivo e poi quello che ci piace anche essere, e speriamo di continuare così, è una realtà aziendale, perché di fatto siamo questo. Quindi chi lavora da noi vuol dire che ha chiuso con un periodo difficile per quanto riguarda soprattutto gli svantaggi, e ha la possibilità di una seconda vita, di girare pagine realmente. Da questo faccio una piccola parentesi, è stata una delle caratteristiche della nostra tipologia di lavoro. Abbiamo scelto di non avere operatori sanitari interni, ma di fare staff con le istituzioni, con chi ce li propone queste persone, perché avevamo positivamente valutato altri soggetti che già facevano il nostro lavoro e che avevano scelto questa modalità, ovvero di non avere camici bianchi, diciamo, accanto alle persone che camici bianchi ce l'hanno avuti nel periodo difficile, no? Parlo delle comunità, parlo di altre associazioni che nel periodo difficile giustamente hanno accompagnato questi ragazzi, no? Quindi noi diciamo siamo il dopo, Calafata è la seconda possibilità, no? Quindi è un po' il nome racchiude questa cosa. Ci piace essere un po' sistema, diciamo, sul territorio, no? Quindi ricevere le proposte delle istituzioni, quindi noi lavoriamo con l'ASL, a Lucca, a Viareggio, con la salute mentale, con i CERT, che ringrazio, perché poi sono quelle persone con le quali collaboriamo tutti i giorni, con gli assistenti sociali dei comuni, quindi Camaiori, Viareggio, Lucca, Capannori, e se mi scordo qualcuno non me ne vogliate, lavoriamo con l'UEPE, quindi con i servizi delle detenzioni alternative, lavoriamo con le associazioni che ci permettono di aiutare queste persone a lavorare, quindi parlo dell'associazione volontari carcere, delle cooperative Arci e Odissea che ci aiutano, la Fondazione Casa, la Fondazione Casa di Risparmio di Lucca, tutti questi enti che noi cerchiamo di valorizzarne, no? Gli aspetti sociali con il lavoro. Quindi prima facevo la domanda a Marco Zigliac, no? Come hanno reagito, come reagiscono le istituzioni, sì. Come stai dicendo benissimo. No, io veramente, veramente è chiaro, con alcuni riusciamo a lavorare meglio di altri, però vorrei ringraziare anche tante aziende di Lucca, perché noi facciamo anche lavorazioni contro terzi, soprattutto nel campo della vitivinicoltura, che ci permettono di fare lavorazioni di potature, di manutenzione nelle proprie aziende. Quindi il vino lucchese viene fatto anche col lavoro di queste persone. E non è facile tante volte, no? Addirittura stiamo promuovendo insieme, facciamo agricoltura biodinamica, stiamo promuovendo un'associazione, si chiama Lucca Biodinamica, e di questo appunto ringrazio i colleghi delle aziende vitivinicole delle colline, della piana, con la quale vorremmo promuovere questo tipo di agricoltura. Allora, due domande. La prima arriva dal nostro telespettatore che ci chiede quanto pesa la cassetta piccola. Luca, ci rispondi te, sì. In verità quella piccola non è una cassetta ma è una busta. Sì, comunque no, noi ora abbiamo cambiato, facciamo anche quella una cassetta per praticità di trasporto. Una cassetta così, sì. Di legno che dovete poi ridare, sì, sì. La volta dopo a Calafata, non ve la tenete. Sì. Per praticità di trasporto è meglio la cassetta e viene qua, si aggira sui 4 kg. 4 kg? Esatto. Se non ricordo male 11 euro. 11 euro. Pressappoco. 11 euro. Quindi circa 3 persone una settimana, ecco. Altre informazioni ve lo ricordo, il sito internet portocalafata.it. L'altra domanda, il vino, io qui vedo levato di Maiulina, levato di Gronda, levato di Redola. Esatto. Ma ditemi la verità, questo vino è buono o no? Perché poi insomma, vabbè, agricoltura sociale, le verdure sicuramente sono buone, ma il vino bisogna essere bravi a farlo. Com'è il vostro? Allora, il nostro non ti posso dire che non è buono, anzi è buonissimo. Che cos'è in particolare? Che tipo di vitigno allora, avete? Siamo toscani, siamo lucchesi, quindi la base è Sangiovese. Poi abbiamo diversi, appunto, hai detto te, diversi nomi, appunto ci sono diverse varietà. In realtà siamo anche, diciamo che stiamo subendo una positiva evoluzione, no? Di pari passo con il lavoro del nostro enologo, che ringrazio, Massimo Motroni, che dall'inizio ci aiuta, e poi con un grosso agente
di Genova, che ci sta distribuendo su tutto il territorio e con il quale insieme a lui abbiamo, diciamo, fatto non solo un discorso commerciale, ma proprio un discorso di qualità e di tipologia del vino. No? Noi abbiamo vino che ci proviene da diverse vigne, quindi diverse tipologie, oltre che dai vitigni, proprio come qualità, come profumi. Mm. E quindi tramite il lavoro di tutti e due stiamo un po' selezionando i vari tagli con i quali usciamo. No? Quindi ci sono, diciamo, l'attuale evoluzione è questa, di avere due tagli di vino di ingresso, quindi vino, diciamo, un pochino più facile, un pochino da tavola, bevibile, ecco, sì, un po' tutti i giorni, due tagli di vino un pochino più complesso, giusto, un pochino più raffinato, e poi due bianchi, parlavo dei vini rossi, e poi due bianchi, okay, sempre un taglio di base e un taglio superiore. No? Scusami, quindi, prima parlavi di distribuzione, sono curioso, no? Perché su altri temi, però al vino sono interessato, cioè uno lo può ordinare sul vostro sito, lo trova anche dove? Nei ristoranti? Nei ristoranti, nelle enoteche, ecco, diciamo la zona di Lucca più o meno ce la siamo lasciata diretta, e poi invece in tutta Italia viene distribuita da questa azienda. Stiamo cercando di qualche sbocco all'estero, siamo stati invitati a un paio di saloni internazionali, facciamo il Vin Italy da due anni e abbiamo ricevuto avanti il progetto sociale, certo, quindi, sì, però abbiamo ricevuto tre premi Slow Food, quindi essendo biologici e biodinamici, quindi siamo sulla guida Slow Food. Il percorso del vino forse è quello che, chiaramente essendo anche il più vecchio tra virgolette per Calafate, è quello che, diciamo, ha già una piccola storia, no? Quindi è il frutto di un'evoluzione di 6 anni. E stiamo rimpiantando delle vigne vecchie perché ormai avevano una produttività molto bassa, però selezionando i genotipi vecchi, noi abbiamo delle viti in azienda prefilossera, che addirittura l'Università di Pisa ce l'ha studiata. Quindi abbiamo selezionato con un ampelografo, che è una parola brutta, però è quello che riconosce le varietà delle viti, e questi genotipi particolari li stiamo replicando per reimpiantarli l'anno prossimo nelle vigne, okay, che andremo a rifare. Insomma. Allora, siamo quasi in chiusura, l'ultima domanda per Luca. Prima abbiamo dato il tuo numero, cioè il numero di Calafata, insomma. A cui rispondo. Lo ridiamo? Te lo ricordi a memoria? Sì, sì. 344-21-75-587. Benissimo. Poi, insomma, se avete altre curiosità potete contattare anche la nostra redazione, oppure, ve lo dicevo, portocalafata.it. Marco, l'ultima domanda anche per te, poi purtroppo dobbiamo chiudere, ma la trasmissione era interessante, quindi abbiamo fatto velocemente, il tempo è fuggito via. Il tuo sogno nel cassetto per Calafata, ce n'è uno in particolare che ci puoi svelare? Ma io, guarda, tante volte, ma diversi di noi provengono da percorsi diversi. Io prima facevo un lavoro simile a un ingegnere meccanico, secondo te, quindi adesso faccio agricoltura. Benissimo, da ingegnere meccanico. No, ingegnere non ero, ma insomma facevo un lavoro di quel genere per capire, no? Per far capire. Sì. Quindi veramente, ora senza storie strappalacrime, però diciamo uno dei sogni miei è già avverato tutti i giorni, no? Quindi se ho un sogno è quello che comunque la nostra attività vada avanti, che resti, diciamo, nelle basi, nell'intenzione, la solita, seppure mi auguro uno sviluppo, no? Quindi accogliere più persone possibili, fare più sistema sul territorio, perché è quello che credo che sia importante, quindi accogliere più persone possibili che hanno problemi o no, perché poi alla fine siamo un'azienda normale, quindi non tutti di noi provengono da percorsi difficili, anzi sensibilizzare sicuramente su queste tematiche e dare un po', come dire, un esempio che è possibile tutte queste cose, mettere insieme veramente anche, no, situazioni di difficoltà per poi avere dei risultati positivi. Quindi più che altro è quello, insomma, alla fine noi ci riconosciamo e sappiamo che non siamo un'azienda tradizionale, no? Quindi siamo un qualcosa che va a metà fra l'associazione, lo dico questo perché alla fine noi quotidianamente sfruttiamo l'aiuto volontario di diversi pensionati che ci danno una mano, diversi dei nostri associati ci danno una mano il sabato, la domenica negli eventi, no? Quindi è proprio un qualcosa che è un po' al di là di un'azienda, che però, diciamo, mette insieme un po' tutte queste cose, il lavoro con le istituzioni, insomma, quindi vorrei che continuasse così, nonostante la dimensione, che magari, ecco, se fosse un pochino più grande, per dare possibilità, non per altro. A tante altre persone. Sì, solo, certo, per questo.
Allora, io ringrazio Marco Becchini, direttore della cooperativa agricola sociale Calafata, Luca Angeli, responsabile della distribuzione, ringrazio, è stato ospite anche Marco Ziliak, responsabile del progetto Porto. Ve lo ricordo, se volete altre informazioni basta andare su internet e digitare il nome Calafata, troverete tutte le news e tutte le informazioni sui loro social network, sui loro siti internet. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. In regia Gian Piero Pucci. Se volete l'informazione torna fra poco. Buona giornata.